Ancora in diretta su Studio 90 Italia, buongiorno carissimi amici, ancora alle 11:12 minuti, buongiorno da Paola Quattro di questo martedì 10 settembre, finalmente siamo riusciti a ricontattare il nostro maestro Amedeo Minghi, ben ritrovati, e voglio dire, abbiamo parlato, abbiamo ascoltato prima, arrivederci a quando non lo so, e ne approfittiamo proprio per risentire il maestro Amedeo Minghi, buongiorno e bentornato su Studio 90 Italia. Ecco. Non c'è Amedeo Minghi. Vabbè, ripristiniamo tra pochissimo il collegamento con lui. Pronto? Tanto benissimo, eh? Eccoci pronti. Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Nuovo singolo, Amedeo, nuovo singolo. Arrivederci a quando non lo so, con testo di Mogol, musiche di Amedeo Minghi, disponibile tra l'altro in tutti gli store digitali e con un video che potrete vedere anche su YouTube. Maestro, mi racconti di arrivederci a quando non lo so? E che ti devo raccontare? un'altra delle mille canzoni che abbiamo fatto e che faremo. È una tappa di questo album che stiamo preparando. Scusate la voce, ma mi avete preso un momento particolare, quindi sono un po' sbocciato. Ecco, non sei il solo, se ti può consolare, siamo in due. Ah, anche due. Siamo quindi è un brano, come abbiamo scritto nei comunicati stampa, un brano che sarà accorpato poi con gli altri che stiamo preparando e che daranno vita a un nuovo album, un nuovo lavoro intero, insomma, un nuovo disco, diciamo, è un po' la tecnica che stiamo adottando tutti quanti, no? Quelli di pubblicare singoli, visto che la gente non ha più neanche il negozio da comprare i dischi. Hai ragione, è vero. Senti, abbiamo avuto modo di parlarne l'ultima volta che ci siamo sentiti, perché tu sei impegnato nel progetto per l'anno della fede, anche come procede questi cercatori di Dio, un viaggio tra l'altro in compagnia di Abramo, Cristo, Maria, insomma, attraverso la musica, la narrazione, l'immagine. Sta andando benissimo, peccato i tempi, perché sarebbe stato ancora più bello in tempi diversi con mezze possibilità, però il concetto che stiamo portando avanti è bellissimo, la risposta è stata molto molto bella e ci sarà anche un grande epilogo, però del quale non posso ancora dire nulla perché stiamo aspettando la conferma ufficiale, visto che c'è una cosa bellissima in previsione di metà novembre, grosso modo. Poi tu ti occupi spesso di temi della pace, a tal proposito proprio qualche giorno fa. Veramente da sempre. Esatto, da sempre. Da sempre, abbiamo sempre scritto canzoni d'amore, sì, ma lo dico da tanto tempo, il cantare d'amore non è non cantare la vita, anzi, si canta meglio la vita attraverso l'amore, che poi è il sistema in cui sono gli artisti, non per raccontare le cose del mondo. Proprio Papa Francesco qualche giorno fa ha pregato e digiunato per la pace in Siria, in Medio Oriente, insomma, nel mondo. Tu tra l'altro hai pubblicato anche un brano commissionato dal Vaticano Gerusalemme, so che anche a parte che anche con pensiero di pace contenuto nel CD L'altra faccia della luna, tu hai proprio un sogno dedicato proprio a questo, no? Beh, voglio dire, è un sogno recondito, perché in realtà sempre, tutti i miei dischi c'è sempre una, a parte appunto, ti ripeto, queste canzoni che sono il cantare d'amore, ma c'è sempre un brano dedicato alla tematica della pace, ma questo da tempi molto lontano. Guarda che la stessa 1950 prende spunto proprio da questa tematica, i due ragazzi che vanno al mare è il simbolismo di un popolo che va verso la libertà, verso la rinascita, che esce dalla terribile guerra, che spera non accadrà mai più e va a costruirsi una vita. Quindi c'è sempre stato nella mia produzione una attenzione dedicata alla pace, perché è bene. Dopo la salute è il bene più prezioso che abbiamo. È vero, sono d'accordissimo. Tra l'altro stai girando anche... no, sono pienamente d'accordo, davvero. Senti, ma stai girando anche con un trio jazz e stai proponendo anche uno spettacolo molto interessante. Di quale parli? Scusami, di... Del trio jazz, del trio Salerno. Il trio Salerno, sì. Il lunedì prossimo siamo a Ischia. Siamo a Ischia e poi siamo anche... il 19 a Desio, vicino a Milano. È un progetto molto interessante, molto divertente da parte nostra, ma anche
da parte del pubblico che vedo che comincia insomma, non dico ad apprezzare, ma a chiamarsi più frequentemente, che avevamo iniziato per gioco questa cosa e sta diventando una cosa seria, come dicevamo con Battista, infatti. E quindi poi, è una cosa molto divertente, loro sono molto bravi e io mi diverto pur perché proponendo questi brani in quella chiave, insomma, è faticoso, ma è divertente al tempo stesso, molto, molto piacevole. E poi è un'altra rilettura, insomma, dei brani, no? Attraverso questa chiave jazz. Senti, maestro, ma come nasce una tua canzone? E che ne so. Ecco, è una domanda difficile, lo so. Mi fate da 40 anni, ma non c'è cerchiamo risposta. Di capire il segreto, cerchiamo di capire qual è il segreto. No, non c'è nessun segreto. Uno fa questo, l'altro fa un quadro, l'altro fa un film, l'altro fa un romanzo. Sì, sono delle attitudini, dei doni. Vorremmo estrapolare un po' la tua energia, maestro. Ah, energia, quella non so come si fa, ma non potrei dartela perché mi serve, mi occorre. Ma sono le mie canzoni, te le ascolti e ascoltando le mie canzoni c'hai energia, pace, serenità, rifletti, vai più lentamente in macchina. Io questa è una cosa accertata, scientificamente provata, ascoltando la mia musica si fa in macchina più lentamente. Perché cantare è d'amore, in effetti. Senti, ma ad ottobre tornerai ancora una volta in Brasile, quali sono i ricordi di questa terra e cosa ci si aspetta ogni volta? Perché abbiamo avuto in Brasile grandissimi successi, grandi consensi di critica e di pubblico, e quindi torniamo adesso per un concerto, però siamo 10 giorni perché farò televisioni, radio, interviste, conferenze stampa, è una cosa meravigliosa. E poi rientrerò il 12 qui a Roma. Dove ripartire la tournée teatrale, ovviamente, al Teatro Ghione. Il teatrale dal Teatro Ghione, novembre-dicembre, poi ci sarà il teatro a Brancaccio a gennaio. E poi tante cose. In effetti lavoro più da vecchio che da giovane. Mi fanno Ma che vecchio. Io vedo Minghi, anzi maestro, ti ringrazio tantissimo per essere stato ancora una volta con noi, sempre grazie. Un piacere. Arrivederci allora quando non lo so, Esattamente, che è perfetto. Arrivederci quando lo so, però comunque arrivederci è il saluto più bello che esista. È vero, grazie a Medio Minghi per essere stato con noi, un bacione, un bacione enorme. Noi riascoltiamo proprio Arrivederci a Quando Non Lo So, il nuovo singolo di Medio Minghi. C'è anche un video molto molto bello che potete andare a vedere anche su YouTube e potete anche acquistare Arrivederci a Quando Non Lo So sugli store digitali.